Monopoli, non si tocca. Il nostro sindaco è un pezzo di merda di Tirana. Se andiamo a Monopoli, sono un ufficiale del battaglione San Marco, destra a capo, c'è Spacchi, come si chiama. Mi ha mandato, hanno pilotato il giornale Picolini, c'è una lettera a casa, Francesco ne ha letta una di quelle sporcazioni di Ratzinger, che non era italiano, era tedesco, e quindi ha fatto delle cose brutte. Papa Francesco ha saputo, io sono di famiglia nobile e sono un Bini di Napoli, sono l'unico principe che abita a Monopoli, la chiesa di San Salvatore e Sant'Antonio. Sta zitto, coglione, sta zitto, stronzo, non è che da lì ti spacca la faccia, sto parlando, coglione, due volte, guarda Riccio, l'ha capito, no, ma sì, vai, Anto, finisci il discorso. Come stavo a dire, io dovrei andare a Roma a suonare dal Vaticano, questo è il telefono, quando voglio lo chiamo Francesco, perché il segretario è mio cugino Giuseppe Arre, chiamo da Bascio Vecchio, vicino al ristorante del Cavaliere. Se andiamo a Roma, dobbiamo andare insieme a Roma, farò i cartelloni e li preparo io, perché Picolini non mi ha fatto l'intervista come avevo letto, hanno messo tutto sbagliato quei passati, perché... E allora tutti insieme, chi non salta è Picolini, chi non salta è Picolini, sono tutti ricchioncini, sono tutti ricchioncini, e anche un po' cornutini come Nino Romano, mi tiro la fila in giro, ma io figlia ieri. Ma io figlia di... Che sono forme del tecnico! Non è non italiano, è la verità. Se riuscite con Grattaliano alle Maldive a dare 100 euro di mance.